Ci troviamo a Pontone, il sito più antico dell'intera costiera amalfitana. Infatti ancora oggi Pontone rappresenta la contrada delle sei presenti a Scala più antica di quello che fu denominato il Ducato Costiero Amalfitano. Nel caso specifico ci ritroviamo in questo momento all'interno della Basilica di Sant'Eustachio Martire, splendido tempio religioso attraverso il quale Matteo Camera ha avuto modo di poter praticamente definire appunto quest'area in qualità di storico romantico ottocentesco, una delle espressioni architettoniche maggiormente importanti e quindi più affascinanti dell'intera Repubblica Marinara Amalfitana, la prima d'Italia a nascere e l'unica del meridione d'Italia. Ma ritorniamo alla nostra basilica. La possiamo osservare ancora oggi grazie alla sua autentica ed originale pianta architettonica di fondazione medievale su croce latina romana. Cosa significa? La ritroviamo suddivisa in tre navate e proprio la sezione centrale, quindi la navata più importante, grazie al suo perimetro di estensione, è due volte maggiore per ampiezza e quindi per spazio di appartenenza rispetto alle due navate laterali, quindi sulla destra e sulla sinistra. Altro focus fondamentale di questo tempio sacro è certamente la sua cripta sottostante. Infatti ancora oggi la ritroviamo al di sotto dell'altare maggiore del transetto superiore della navata centrale. L'aspetto davvero potremmo dire maggiormente importante quindi della cripta è ancora oggi rappresentato dalle sue meravigliose volte a crociera in pietra viva. Come possiamo ammirare, infatti, attraverso la splendida facciata recentemente restaurata dell'abside centrale, è davvero possibile quasi accarezzare e toccare con mano la bellezza delle tarsie policrome accompagnate dalle colonnine a stampella che a loro volta vanno a sorreggere i meravigliosi archi acuti e ogivali intrecciati l'uno dentro l'altro, tanto da poter esaltare ancora oggi la bellezza e il fascino che questa basilica nel trascorrere dei secoli ha custodito fino ai giorni d'oggi.